ahora. Bella bollente. La videocassetta è servita, signore. Ecco. Grazie, Alfred. Ora me la gusto subito. Ti tratta come soldatini di pianta. Smettila. Perché ci porta di qua? Frankie, dove sei? Frankie? Sì? Che cosa c'è per l'uomo? Stasera non posso venire. Sono occupatissimo. Sì, sì, stavo così. Di sapere quel cattivo. Vedi qua che questa cantina tra quello del tavolo, quelle sedie. Si toglie via, eh? Ok, togliere fuori. Ribadisco ancora, tutti noi ci immergeremo in una realtà virtuale mai vista. Preparatevi, eh? Ok, preparatevi. Perfetto, siamo entrati.
in questo fantastico mondo di io virtuale. Vedete? È totalmente virtuale. La tastiera virtuale, il joystick virtuale, eccolo lì. Tu virtuale elettronico più computerizzato. Ok. Se invece noi proviamo a tirare da questa parte. Vedete? Ecco. Laggiù abbiamo il monitor. Monitor. Incredibile. Allora, vedete il monitor? Ecco i dischetti, floppy disk, tutto quanto, virtuale. Bravo, ecco, vedete là sopra quella cassetta là? C'è un tipo di frutto che serve per fare un'altra scena che poi è stato usato perché era troppo violenta. Ecco qua. Tutto il mondo virtuale. Adesso abbiamo capito che lo sia. Ecco. Ecco. Poi là sotto. Adesso abbiamo il videoregistratore, sarebbe comunque virtuale elettronico. Sono le 3, che parlo un po', 3 e 54. Ok. Lassù invece abbiamo due galli elettronici, vedete, due galli elettronici computerizzati. Ok, possiamo chiudere il collegamento virtuale. Aspetta, adesso vi faccio vedere una cosa. Interrompi un attimo il collegamento, grazie. Bene, diciamo che tutto questo è gratis, completamente gratis. Io non ho speso una lira per fare tutto questo e quindi sono orgoglioso di questo effetto che sono andato a propormi. E niente, diciamo che questo tipo di ripresa virtuale potrebbe interessare il mondo del cinema, specialmente quello degli effetti speciali. Citiamo Terminator 2, il grande film di fantascienza, e poi citiamo anche Johnny Mnemonic, un grandissimo film, lo consiglio. E poi Mortal Kombat, soprattutto per i combattimenti realizzati con computer molto belli. Street Fighter un po' meno. Comunque, questo metodo di ripresa costa intorno alle, diciamo, ai 2 milioni. Abbordabilissimi tutti. Ok. Vedete, tutti i 3D. L'orologio è tutto in 3D, orologio, ma è tutto in 3D, ragazzi, tutti in 3D. Quindi, ci vediamo la prossima, adesso chiudiamo qua perché fa un po' caldino, un po' di caldino, quindi possiamo interrompere qui. Ok, quindi possiamo interrompere in questo momento, benissimo, Ricordatevi, queste apparecchiature qua sono fantastiche, sofisticatissime, lo sapete. Quindi, ricordatevi che questo sistema rivoluzionerà l'intero mondo della cinematografia mondiale. Ciao. Ho un aereo proprio per te, fortuna. Lo puoi dire, io sono un pilota della prima guerra mondiale.